Ciao, benvenuti sul canale di Grazia Bottazzoli. Oggi faremo il progetto di questi orecchini. Per realizzare questi orecchini vi occorrono due quadrati, due monachelle, sei anellini, del filato, che è questo qui, è un 0,5 mm e ho utilizzato un uncinetto di 1,40 mm. Cominciamo il progetto. Andiamo a ricoprire questo quadrato, che poi in questo caso io potete benissimo farlo come quadrato, anche farlo come un rombo, come ho fatto io. Iniziamo a coprire questo quadrato. Ci posizioniamo in questo modo. Mettiamo il quadrato in questa posizione. Prendiamo l'uncinetto, entriamo nel quadrato, prendiamo il filo e lo portiamo sopra. Prendiamo il filo e entriamo in questo modo. Abbiamo chiuso il punto e abbiamo bloccato il nostro filo. Adesso continuiamo. Dobbiamo andare a realizzare i punti bassi per tutta la lunghezza del nostro quadrato. Entriamo, prendiamo il filo, usciamo, abbiamo due punti, prendiamo il filo, entriamo in entrambi i punti. Questo è il punto basso. Entriamo, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo e entriamo in entrambi i punti. Continuiamo in questo modo, entrare, prendiamo, mettiamo, portiamo il filo sopra, abbiamo due punti. Prendiamo il filo, entriamo in entrambi i punti. Continuiamo in questo modo. Fino a che abbiamo coperto tutto il nostro quadrato.
Siamo arrivati in fondo al lavoro, adesso andiamo a chiudere con un punto bassissimo. Entriamo nella prima catenella che abbiamo fatto, nel primo punto che abbiamo fatto, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo e entriamo direttamente nel punto in questo modo. Adesso noi ci troviamo sulla punta. Eseguiamo 3 catenelle, anzi 4 catenelle, che sarebbe il nostro punto altissimo. Mettiamo 2 volte il filo, entriamo nello stesso punto, usciamo, abbiamo 4 punti sull'uncinetto. Prendiamo il filo, entriamo nei primi due, prendiamo il filo, entriamo negli altri due. Prendiamo il filo e entriamo in entrambi i punti. Continuiamo mettiamo 2 volte il filo sull'uncinetto e andiamo ad eseguire un punto altissimo che sarebbe il nostro terzo punto altissimo. Mettiamo 2 volte il filo sull'uncinetto e entriamo nello stesso punto. E andiamo ad eseguire il quarto punto altissimo. Mettiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire il quinto punto altissimo. Mettiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire il sesto punto altissimo. Abbiamo così eseguito 6 punti altissimi entrando nello stesso punto, cioè siamo entrati nell'angolo. Adesso continuiamo. Eseguiamo una catenella, mettiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nel terzo punto, quello in mezzo. E andiamo ad eseguire un punto altissimo. Mettiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un punto altissimo. Dobbiamo eseguire 6 punti altissimi entrando nello stesso punto. Abbiamo eseguito 3 punti altissimi, andiamo ad eseguire il quarto punto altissimo. Il quinto. E il sesto punto altissimo. In questo modo. Abbiamo eseguito 6 punti altissimi entrando nello stesso punto. Adesso continuiamo. Eseguiamo una catenella, mettiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo sulla punta qui e andiamo ad eseguire un punto altissimo. In questo modo mettiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un punto altissimo. Dobbiamo andare ad eseguire 6 punti altissimi entrando nello stesso spazio.
In questo modo abbiamo così eseguito 1, 2, 3, abbiamo eseguito questi tre. Adesso dobbiamo andare a eseguire gli altri. Questo è il rovescio e questo è il dritto. Noi abbiamo eseguito 1, 2, 3, questi tre. Continuiamo, eseguiamo una catenella. Mettiamo il filo due volte sull'uncinetto, entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire un punto altissimo. Dobbiamo eseguire 6 punti altissimi entrando nello stesso spazio. Continuiamo, eseguiamo una catenella, mettiamo due volte il filo sull'uncinetto, entriamo qui sulla punta e andiamo ad eseguire un punto altissimo. Dobbiamo eseguire 6 punti altissimi entrando nello stesso spazio. Abbiamo eseguito 6 punti altissimi entrando nello stesso spazio. Adesso eseguiamo una catenella. Mettiamo due volte il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3. Nel quarto punto entriamo e andiamo ad eseguire un punto altissimo. Dobbiamo andare ad eseguire 6 punti altissimi entrando nello stesso spazio. In questo modo adesso il filo che avanza lo andiamo a tagliare, poi lo sistemiamo quando abbiamo terminato il lavoro. Come potete vedere, questo è il lavoro che stiamo facendo. Questo è l'orecchino. Dobbiamo continuare in questo modo fino a terminare il giro.
Poi quando abbiamo terminato il giro, questo è l'orecchino che abbiamo fatto. Come potete vedere, questo è un quadrato. L'orecchino voi potete mettere la monachella sia dalla parte quadrata, qui in mezzo, mettete la monachella in questo spazio e l'orecchino vi risulta quadrato, altrimenti anche come un rombo. Come ho fatto io, che ho messo la monachella, ho inserito la monachella in questo modo, è uscito un orecchino a rombo. Questo è il tutorial di oggi. Vi vediamo al prossimo video. Ciao!